polemica, quella sui leghisti e il tifo azzurro. Una balla colossale, così Luca Zaia, presidente leghista della Regione Veneto, chiude la vicenda del Vapensiero al posto dell'inno di Mameli. Zaia, d'altra parte, non ha mai fatto mistero di credere nel tricolore, nell'inno. L'altro giorno a Venezia, quando gli avevano chiesto per chi tiferà i mondiali, lui non si era tirato indietro. Ma io tifo Italia, cioè non ho problemi a dirlo. Ma anche in quell'occasione Zaia aveva voluto evitare ogni polemica. Poi i problemi oggi non sono se tifare Italia o non tifare Italia, i problemi sono di essere lì pronti a rispondere ai bisogni dei cittadini. Il governatore del Veneto fa parte della seconda generazione leghista, quella che pensa più ai fatti che ai simboli. Anche il suo amico e compagno di partito Tosi, eletto sindaco a Verona, tolse il ritratto di Napolitano dal suo ufficio, salvo poi ripensarci e rimetterlo al suo posto. Zaia assicura anche che se l'Italia vincerà i mondiali, lui brinderà da buon Veneto con il prosecco, mentre se perdesse... Qualcuno mi è arrivata voce che il Brasile era... Ma io mio nonno è nato in Brasile. Cioè, ovvio che se dovesse perdere l'Italia inizio a tifare per il Brasile, ma l'Italia non ci deluderà, anche perché è partita col piede giusto, sono tutti arrabbiati, quindi vuol dire che...